Sono Cristian Di Bari, gestisco il ristorante Due Spade a Cernusco sul Naviglio insieme ai miei fratelli. Daniele in sala e Richard in cucina insieme a me. E lo gestiamo ormai da 25 anni, prima eravamo a Melzo e adesso ci siamo trasferiti da 7 anni qui sotto la ciminiera della vecchia Filanda a Cernusco sul Naviglio. Abbiamo una cucina improntata sui prodotti del territorio, cerchiamo di guardare la stagionalità dei prodotti. Ci piace anche la preparazione del pane, i grissini. Alcuni piatti a noi riconducibili che sono in menù da tanti anni possono essere il fagottino croccante di formaggio di capra di un piccolo produttore qua del Bergamasco, che noi chiudiamo in un foglio sottile di pasta filo e lo serviamo con della mostarda di pere. Un piatto che mettiamo spesso in autunno è la zuppa di carote con riso selvatico, storione e dragoncello, dove ci piace tanto questo contrasto tra la croccantezza del riso selvatico, la dolcezza dello storione e la morbidezza della crema di carote. Primavera e estate facciamo delle code di gamberi con della pancetta croccante serviti su un purè di fagioli cannellini. Uno dei nostri piatti più apprezzati dai nostri clienti sono dei tortelli che facciamo con un ripieno di taleggio e trevisana e poi li condiamo con una salsa allo zafferano con un po' di pancetta e cipolla. L'insieme dà un piatto delicato, morbido. D'inverno mettiamo però anche piatti sostanziosi, belli saporiti. Mi viene in mente ad esempio lo stracotto di manzo con il vino rosso, mi viene in mente la coscia d'oca a cotta lenta cottura con le verze, una sorta di cassola. Noi cerchiamo i nostri ospiti di farli sentire a casa. Il nostro servizio informale, anche se in un bell'ambiente, puntuale ma non troppo presente. Vi mando un saluto e vi aspetto. Ciao!